Ricciuti Lorenzo. Presente. Bosco Francesco. Presente. Santoro Stefano. Presente. Correo Alza. Presente. Guaranta Alessandro. Presente. Guaranta Elio. Presente. Portore Nazionale. Opera Diego. Presente. Barroso. Pedro Arturo. Presente. Michele Gallo. Presente. Pedro Lanchina. Presente. Miro Rotello. Presente. Presidente Cristian. Buonasera a tutti, benvenuti alla prima seduta consigliare del 2021. Prima di passare all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, vorrei fare una piccola premessa sia sulla, come vedete, oggi abbiamo un nuovo messo la telecamera, lo stiamo facendo da soli, per poi andare, non siamo in diretta streaming, ma manderemo poi il video in integrale sui nostri social, sia su Facebook, mettendo solo il link di YouTube, ma per adesso lo stiamo facendo, ci siamo organizzati da soli, con la speranza di trovare le somme nel prossimo bilancio, nel bilancio 2021, da destinare a una diretta streaming dei consigli. Quindi, fatta questa premessa, volevo aggiornarvi un attimo sui dati Covid sul nostro comune. Adesso stiamo passando una fase in cui i contagi si sono quasi azzerati. Abbiamo avuto però purtroppo notizie di due nuovi contagiati annunciati in realtà. Come sapete, abbiamo in questo periodo effettuato una serie di tamponi, per la precisione, se non erro, siamo arrivati a circa 650 tamponi che sono stati effettuati dal 23 dicembre, il primo giorno in cui abbiamo fatto questi tamponi di clinici rapidi tra i cittadini di Nocciano. Ad oggi quindi ne sono stati fatti 650. Tra questi 650, in queste ultime settimane, abbiamo dato la precedenza ai ragazzi della scuola primaria e della scuola secondaria, e, perché c'è giunta richiesta da parte della dirigente che voleva fare questo tipo di screening sia sui ragazzi, sia sul personale docente, sia sul personale non docente. Quindi, grazie alla disponibilità del comandante, dell'infermiere Stefano Maggiore e dei dottori Cassiano e Ortenzio, che intendo a nome mio e di tutta l'amministrazione comunale ringraziare, siamo quindi arrivati ad avere ancora a disposizione una settantina di tamponi che dovremmo quindi cercare di gestire al meglio nelle prossime settimane. Questo perché, visto l'arrivo di queste nuove varianti del virus Covid-19, dalle informazioni che abbiamo preso, sembra che non siano suscettibili delle nuove forme del virus Covid-19, quindi non so, parlo delle varianti inglese o delle altri tipi di varianti. Quindi abbiamo deciso di bloccarci un attimo, anche perché noi potremmo dare una falsa negatività rispetto a quelle che sono poi le nuove varianti. Quindi cercheremo di terminare questi 70 tamponi. Tamponi, ricordo sempre il comandante, destinandoli ad una determinata categoria, come per esempio cittadini che rientrano da altre regioni. Vedremo invece se estenderli anche a quelli che rientrano dall'estero, dalla Svizzera, eccetera, eccetera, perché a noi risulta che chi rientra dall'estero dovrebbe aver fatto già, nel 48 ore precedenti della sua partenza, un tampone, che se non erro dovrebbe essere anche di tipo molecolare e non antigenico rapido. Voglio ringraziare anche la disponibilità del dottore Tassi Vittorio, con il quale mi sento costantemente, che riesce sempre a darci delle notizie in anteprima, anche di tipo tecnico-scientifico, perché lui è un medico che lavora all'interno del laboratorio dell'ospedale Cardinale E, per quanto riguarda invece lo stato di avanzamento del
vaccini. Abbiamo avuto una riunione noi, indetta dalla prefettura, nella presenza di tutti gli altri sindaci e del direttore generale dell'ASL, dove bisogna organizzare il piano vaccinale. Il piano vaccinale, come sapete, dà la precedenza in questo periodo di ultra ottantenni e in contemporanea saranno vaccinate alcune categorie, quali per esempio il personale docente, non docente delle scuole e le forze dell'ordine. Ad ogni categoria sono stati scelti però una tipologia di vaccino diverso. Inoltre, in quella riunione si chiedeva ai sindaci la disponibilità di immobili comunali dove poter installare dei punti vaccinali che l'ASL ha definito non sanitari. E noi abbiamo fatto anche attraverso i social, abbiamo già inviato una mail all'ASL e abbiamo messo a disposizione il vecchio cinema Orlando per questa finalità. Quindi ci è arrivata nelle scorse giornate un'altra circolare da parte dell'ASL che più o meno indica quali sono le attrezzature e le caratteristiche strutturali che questi luoghi devono avere. A nostro avviso il vecchio cinema Orlando rientra, quindi non dovrebbero esserci problemi. Non abbiamo ancora capito bene come ci si debba, gli ottantenni devono prenotarsi per questa vaccinazione, perché ad oggi sappiamo che possono farlo attraverso le farmacie oppure attraverso un portale online messo a disposizione da casa. Quindi uno può entrare da solo in un portale, basta avere a disposizione la tessera sanitaria e può tranquillamente prenotare per la vaccinazione nel distretto che più desidera. Quindi se per vicinanza vuole andare a Gagliano e magari, non lo so, aspettare una settimana in più rispetto a me, ci può farlo tranquillamente. Per quanto riguarda invece questo punto vaccinale da allestire, perché ce ne parlando, non sappiamo ancora come gli ottantenni verranno contattati, se deve essere fatto dai comuni, se deve essere fatto dai medici di base o se verrà fatto direttamente. Spero che nei prossimi giorni avremo delle notizie più dettagliate. Abbiamo avuto anche un incontro fisico con il direttore del distretto, il dottore Palese, che però ha detto di aspettare un attimo delle ulteriori circolari che definiranno meglio quale sarà la procedura. Quindi detto questo, direi che possiamo passare agli argomenti all'ordine del giorno, a meno che non volete farmi qualche domanda su questi punti appena oppure se volete possiamo fare anche di seguito. Allora, prima proposta all'ordine del giorno è approvazione dei verbali della seduta precedente, quindi del 30/12/2020. Se non ci sono considerazioni in merito, io passerei alla votazione. Allora, se non ci sono considerazioni in merito al primo punto dell'ordine del giorno, io passerei alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Forse il consigliere Emilio era assente all'ultimo consiglio comunale. Non c'è. Allora, seconda proposta di deliberazione del
Consiglio Comunale riguarda la presa d'atto e l'approvazione del regolamento contenente modalità e criteri per il calcolo dell'indennità risarcitoria in caso di interventi edilizi. Il regolamento. Scusate, però ci deve essere stato uno scambio delle proposte di deliberazione. Allora, la proposta numero 2 all'ordine del giorno è la modifica del regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. E questo regolamento ha visto la sua prima stesura e approvazione del Consiglio Comunale nell'anno 2011 e c'è stata già una rettifica del regolamento nell'anno 2016. Quindi oggi noi proponiamo un'altra modifica a questo regolamento e lo facciamo chiaramente d'intesa con la dirigente scolastica che ha incaricato la professoressa di Giorgio Monca a mantenere i contatti con l'amministrazione e redigere questa proposta, diciamo così, di rettifica al regolamento. Questo ci è stato richiesto per uniformare i regolamenti dei consigli comunali dei ragazzi con quelli degli altri comuni, che fanno parte chiaramente dell'istituto comprensivo Salve, Morciano e Matù. In particolare noi andiamo a modificare l'articolo 3, l'articolo 4 e l'articolo 5. Se vogliamo, nella sostanza, dopo magari leggeremo il vecchio articolo e il nuovo articolo, ma nella sostanza noi stiamo andando a modificare esclusivamente la presentazione delle candidature a sindaco degli alunni all'interno delle proprie classi. Stiamo dicendo, contrariamente a quanto era stato proposto in precedenza nel Consiglio del regolamento, che non si possono presentare i ragazzi della classe terza. Quindi, se leggiamo in effetti il vecchio articolo 3, partecipanti a un progetto, vediamo che riporta: partecipano al Consiglio Comunale dei Ragazzi gli alunni iscritti alla scuola primaria delle classi quarta e quinta, questo rimane invariato, e gli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado nelle classi prima, seconda e terza ricadenti nel territorio di Morciano di Neura. Quindi questo articolo viene modificato togliendo la classe terza. Ok? Viene modificato anche l'articolo 4, chiaramente a seguire, perché prevedeva che gli 8 consiglieri eletti tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado li suddivideva in 2 consiglieri eletti tra gli studenti della prima classe, 3 consiglieri eletti tra quelli della seconda classe e 3 consiglieri eletti tra quelli della terza classe. Chiaramente, se noi togliamo la possibilità ai ragazzi della terza classe di candidarsi, cambia anche la ripartizione di questi consiglieri, che sarà in questo verrà modificato come di seguito leggo. Numero 8 consiglieri eletti tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado, di cui 4 consiglieri eletti tra gli studenti della prima classe e 4 consiglieri eletti tra quelli della seconda classe. Questa è la modifica dell'articolo 4. Per quanto riguarda invece la modifica dell'articolo 5, riguarda in particolare il comma E, che dice: nel vecchio regolamento ogni lista deve rappresentare al suo interno le 3 classi. Chiaramente non stiamo dando più la possibilità ai ragazzi della terza media di potersi presentare, quindi questo verrà modificato con le 2 classi, con E.
Inoltre, purtroppo non è stato inserito nella proposta di consiglio, c'era stata fatta un'altra richiesta dalla professoressa De Giorgi, che è sempre una conseguenza di questa modifica, che è quella di far durare il consiglio comunale dei ragazzi non più un anno, ma rimando in carica per 2 anni. Questo chiaramente conseguente al fatto che se si presentano i ragazzi della seconda miglia possono rimanere quindi in carica per 2 anni, perché faranno seconda e terza miglia. Però purtroppo quindi dovremmo, in questo caso segretario, fare un emendamento, non è stato riportato nella proposta di deliberazione, quindi mi scuso perché la professoressa ha parlato con me, dovremmo votare prima per questa proposta di deliberazione e successivamente per l'emendamento. Ok, quindi prima votiamo per l'emendamento e poi per la proposta di delibera per l'intera modifica. La durata della carica del consiglio comunale. Ci sono considerazioni? Non so se l'assessore alla cultura vuole aggiungere qualcosa, non ci sono problemi, oppure passo la parola. Ci chiedevamo. Un attimo, vediamo un microfono. Ci chiedevamo se per la validità 2 anni, lo stesso problema si pone anche per i ragazzi della scuola primaria, qua c'è scritto quarta e quinta, quindi anche i ragazzi di quinta. Vabbè, e rimangono in carica perché essendo una scuola comprensiva. Sì, diciamo che l'assessore ha già risposto, lo dico solo, lo ripeto io al microfono, chi farà la quinta, diciamo così, della scuola primaria, quinta elementare, quindi potrà rimanere in carica perché ci sarà successivamente, andrà alla scuola media, no? Avrà di fronte altri 3 anni di scuola. Quindi votiamo prima sull'emendamento proposto durante la seduta del Consiglio che riguarda la durata del mandato che passa da 1 anno a 2 anni. C'è in diversi articoli, quindi dovremmo in questo caso modificare diversi articoli, perché in più articoli viene menzionato che il consiglio è in carica a 1 anno. Sì, c'è nell'articolo 4 c'è composizione e durata, però successivamente nei vari articoli viene. Diciamo che nell'articolo 4 che parla di composizione e durata, il Consiglio Comunale dei Ragazzi resta in carica 1 anno, si propone la modifica a 2 anni. E di conseguenza verranno modificati tutti gli altri articoli dove risulta indicato la durata di 1 anno, si porterà a 2 anni. Chi è favorevole? Unanime. Quindi votiamo per l'approvazione di tutte le modifiche che oggi stiamo apportando al regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Chi è favorevole? Unanime. Votiamo per l'immediata sensibilità della deliberazione del Consiglio, chi è favorevole? Unanime. Allora, proposte di
considerazione numero 3 del Consiglio di oggi ha la sua base normativa nell'articolo 58 del decreto legge numero 112 del 2008, convertito dalla legge numero 133 del 2008. Cosa prevede questo articolo? Prevede che per procedere al riordino, alla gestione, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, le regioni, le province, ma in questo caso i comuni, possono con delibera consigliare portare e approvare il piano delle alienazioni. Il piano delle alienazioni consiste in un elenco che viene redatto dall'ufficio patrimonio, quindi l'ufficio lavori pubblici, vengono quindi questi immobili vengono inseriti nel piano delle alienazioni. E cosa vuol dire? Quali possono essere quindi le conseguenze di un immobile che viene inserito nel piano delle alienazioni? Sostanzialmente possono essere due, quindi gli immobili in esso contenuti possono essere classificati come patrimonio disponibile da parte dell'ente, oppure possono avere l'inclusione di un immobile nel piano, avrà l'effetto dichiarativo della proprietà e quindi nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene nel catasto. E dopo, quando andremo ad analizzare i beni che sono inseriti nel piano delle alienazioni, sarà facilmente comprensibile queste due differenze. Il piano delle alienazioni è stato, prima di arrivare qui in Consiglio, è stato approvato con delibera di giunta il 23 dicembre dello scorso, del 2020, la delibera di giunta è la delibera numero 188 ed è inserito nel tutto, quindi nel documento unico di programmazione, che come sappiamo è un allegato al bilancio di previsione. E quali saranno gli effetti o come si proseguirà dopo che il piano delle alienazioni verrà approvato? Ci sarà un'esposizione del piano all'albo pretorio del comune e verranno messi anche verrà pubblicato sul sito istituzionale del comune. E chiaramente si potrà per 60 giorni, durante questi 60 giorni si potrà anche fare ricorso amministrativo dalla pubblicazione del presente atto dai soggetti che intendono farlo. E cosa abbiamo oggi, quindi cosa abbiamo inserito nel piano delle alienazioni? Fondamentalmente sono quattro immobili. Parliamo di un'area di circa 60 metri quadri nella marina di Torreado, identificata al foglio 15, metri 64, lo stiamo rendendo disponibile, quindi come vedete qui nell'intervento previsto, se avete la proposta di deliberazione, c'è scritto alienazione. Poi stiamo andando ad alienare un'area agricola del foglio 8, e una superficie che da verificare in seguito al frazionamento, verde agricolo, anche questo verrà alienato. Stiamo rendendo disponibile anche una porzione di fabbricato già in parte venduto dall'ente. Su questo immobile abbiamo già una valutazione dell'Agenzia delle Entrate, come vedete nelle note. E l'ultima invece, al punto 4 del piano delle relazioni, abbiamo un'altra area di 60 metri quadri circa, dove vedete che non c'è nell'intervento previsto, non troviamo l'alienazione, ma abbiamo la valorizzazione, perché l'ente la sta acquisendo. In particolare parliamo di un'area che attualmente è intestata all'ente del comune.
è già di uso pubblico, però è rimasta ancora intestata al, se non è ad altri soggetti. E questi sono gli immobili che sono stati inseriti in questo piano delle elezioni. Quindi lascio la parola a chi vuole intervenire per la discussione. Aggiungo solamente che dopo l'approvazione del piano l'iter seguirà il regolamento delle alienazioni che, come sapete, abbiamo approvato, se non erro, nell'agosto del 2020. Quindi successivamente a questa approvazione di questa deliberazione l'iter seguirà quello previsto dal regolamento. Quindi passiamo alla votazione, chi è favorevole? Unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Allora, l'ultimo argomento all'ordine del giorno riguarda un aspetto molto tecnico concernente la presa d'atto e l'approvazione del regolamento contenente modalità e criteri del calcolo delle indennità risarcitorie in caso di interventi edilizi realizzati in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al decreto legislativo 40. Questo argomento è stato già affrontato dall'Unione dei Comuni, in quanto l'Unione dei Comuni è deputata al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. E riguarda quindi interventi che sono stati fatti in zone paesaggistiche e che non hanno acquisito il parere precedentemente. Chiaramente questo però non riguarda tutti gli interventi, ma solo quelli che vengono ritenuti dall'ufficio compatibili ancora con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, perché se no diversamente tutti gli interventi che sono stati fatti senza il rilascio di questa autorizzazione vanno incontro a demolizione. E come vi dicevo, è un discorso molto tecnico. L'Unione dei Comuni l'ha affrontato, quindi chiedo anche ai consiglieri dell'Unione che hanno partecipato al Consiglio sia nel mese di settembre, in cui è stato approvato il regolamento, sia nel mese di dicembre, in cui è stato approvato l'allegato che prevede le varie sanzioni, di intervenire a supporto della discussione. E per aiutarvi tutti nella comprensione di che cosa stiamo parlando, con il consigliere Colella, che è il consigliere per noi dell'Unione, abbiamo anche scaricato la delibera dell'Unione dei Comuni, in cui è stato invitato l'architetto Chiarello, che è il dirigente competente, insieme anche a Geometra Marino, che hanno in quell'occasione dato delle indicazioni.